Sono di Nuovo Astido, vengo dalla provincia di Benevento, un paese in alto sabbio beneventano che si chiama Morcone. E mi occupo insieme a dei collaboratori di un'azienda agricola che produce e alleva suino nero casertano e facciamo anche olio, grani antichi, erbe spontanee e queste cose qua. Insomma. Il suino nero casertano è una razza autoctona campana che era ormai scomparsa, che stiamo faticosamente insieme ad altre piccole aziende recuperando e portando insomma in giro per far conoscere un po' le peculiarità di questa, diciamo, questa razza. Una razza abbastanza grassa, con mantello d'Ardesia, e si adatta molto bene a un allevamento semibrato, ed è proprio quello che facciamo noi. Gli animali hanno delle capannine dove possono ripararsi per le intemperie e possono a loro scelta uscire e pascolare, razzolare insomma in giro per i terreni a loro destinati. E abbiamo un agriturismo dove serviamo i prodotti che facciamo sia come carne fresca che come carne come stagionato. E facciamo dei salumi senza conservanti, senza prodotti chimici, solo col sale, e stagionati in cantina climatizzata per un minimo di 7 mesi, arriviamo a godere da 1 anno e mezzo. Dopodiché produciamo appunto un olio di autoctono della zona, un olio tipico dell'Alto Sabbio Beneventano che è l'ortice. Lavoriamo circa 1000 piante con una produzione insomma di 8-10 quintali di olio all'anno, quando va bene, insomma, poi ci sono le annate magre, pazienza. Niente, questo è un po' quello che facciamo, non vorrei. Io ecco, arrivo, saluto di nuovo, entro in scena e invito anche i ragazzi, mamma, se invito i ragazzi a accompagnarci, e anche perché i ragazzi stanno sviluppando un progetto con l'Istituto d'Arte, l'Istituto d'Arte di Isernia. Certo. Istituto d'Arte di Isernia. Questa oggi è una giornata in cui presentiamo agli ospiti, amici giapponesi, la nostra proprietà, il nostro territorio, e lo facciamo con una forma sperimentale didattica, perché con i ragazzi, non solo i ragazzi imparano le difficoltà di un tempo, ecco, diciamo così, la bellezza di indossare dei vestiti elaborati, per cui devono muoversi in un certo modo, ma spieghiamo anche delle caratteristiche alimentari e quindi salutiste, cioè dedicate al benessere del corpo, che i prodotti che si elaborano ancora con metodiche antiche garantiscono, cioè i prodotti che utilizzano materiali antichi e metodiche antiche garantiscono un tasso di salute percentualmente importante, e quindi questo è l'obiettivo. Quindi abbiamo una forma didattica particolare, si fa vedere la musica con i vestiti, si fa vedere come si utilizzavano gli ambienti antichi, si spiega la storia che accompagna tutto questo, e in più i materiali, i prodotti e le problematiche di educazione alimentare che accompagnano tutto quanto vi ho detto. Ecco, questo è uno dei concetti, e questo per parlare con i rappresentanti di una cultura molto antica, anche più antica della nostra, dobbiamo ricordare, e che ha assunto forme molto diverse in taluni casi, e quindi che sviluppano anche un'economia legata alla curiosità di quanto ho detto. Quindi c'è una curiosità che noi vogliamo sicuramente intercettare, ecco, vogliamo parlare alle persone curiose che vedono questi prodotti che l'imprenditore ci ha descritto benissimo, e ricordando, ecco, ad esempio, che nei documenti risalenti al 700 esattamente, in questa casa, di questo castello, il maiale nero era tra i beni di famiglia, cioè i beni che servivano per l'alta gastronomia, quella che veniva poi elaborata con gli utensili, compreso il forno, cioè una struttura muraria importante,
che se elaboravano pietanze, le famose pietanze della gastronomia italiana. Quindi il forno dietro i ragazzi alla mia sinistra, che dopo potrete inquadrare, era il luogo dove si cucinavano timballi, il maiale condito in vario modo, farcito, gli utensili alla parete, ognuno indica, diciamo, una pietanza di tradizione italiana millenaria. Ecco, questo è, adesso facciamo assaggiare i ragazzi che stanno affamati. Come Teresa Duva, sono la sorella del produttore Angelo Duva. La nostra famiglia produce vini da 4 generazioni, originari del Beneventano, Santa Croce del Sannio. Poi mio nonno si spostò nel 1942 nel Basso Molise, dove c'erano e ci sono dei terreni più produttivi, più accoglienti per un certo tipo di coltivazione. Anche quello e soprattutto della vite, perché noi siamo a mezza collina, non siamo sul mare. E Angelo Duva è un produttore atipico, nel senso che almeno qualche anno fa, quando lui è partito, quando si privilegiava molto la quantità, Angelo è partito subito con la qualità, andando a recuperare uno dei vitigni più antichi del sud d'Italia e in particolare del Molise, la Tintilia. La Tintilia è il vitigno autoctono del Molise. È un vitigno che è stato abbandonato circa 40 anni fa perché produceva poco, produceva molto poco. Quando quindi sono arrivate varietà più produttive, tipo il Sangiovese, perché il Montepulciano da noi già c'era, questo vitigno è stato accantonato. E anche rispetto allo stesso Montepulciano, che un ettaro, per avere un'idea, un ettaro di Montepulciano, tenuto con le potature giuste, produce 100-110 quintali. Ne potrebbe produrre molti di più, però chi punta alla qualità chiaramente si ferma a questi quintali. La Tintilia invece, se ti va bene, ne produce 60, massimo 65, normalmente si attesta tra i 50 e i 55 quintali di uva per ettaro. Va da sé che quando si privilegiava la quantità, questo vitigno è stato accantonato. In realtà merita molto, perché pensate, tra i sentori ha quello della Mora Selvatica. Ed è questo quindi un vino rosso particolarmente adatto ad essere abbinato non solo con le carni, tipo, ecco, vediamo qua i salumi, quindi questo capocollo, il lardo, eccetera, ma anche al pesce. È un vino a tutto tondo. La particolarità di Angelo Duva è che produce vini con un bassissimo utilizzo di solfiti, quasi nulla, quelli che la legge ci obbliga a mettere nelle uve per disinfettare l'uva ed avere poi un vino sano. Perché lui riesce a fare questo? Perché produce uve sane. Passa molto tempo Angelo Duva in campagna, soprattutto nei vigneti, perché lui vuole portare in cantina uve sane. E quando l'uva è sana, è come quando noi stiamo bene. Non prendiamo nulla, non prendiamo antibiotici, non prendiamo medicinali. E questo è quello che fa Angelo Duva. Al massimo prende un'aspirina, cioè questi solfiti al minimo che la legge ti obbliga per mettere poi il vino in bottiglia. Su questa cosa sono felice di poter intervenire, perché scusatemi qui, i telefoni squilla, è una giornata trafficata. Allora, dicevo, è molto importante questo concetto, specie per i ragazzi, no? Visto che noi sviluppiamo sostanzialmente un piccolo progetto didattico oggi, i solfiti sono sostanze presenti in natura, come tante sostanze, hanno un livello massimo tollerato dal nostro organismo. Quando si supera, ovviamente l'organismo inizia ad andare in tilt, inizia ad avere gravi problemi.
quindi è bene e ci possono stare i solfiti, il problema è il quantitativo, la dose. Perché questo discorso è importante della salute della pigna, no? Del chicco d'uva, della salute dell'animale, ecco, parlavamo delle carni. La grande industria è obbligata a rispettare dei numeri, perché ci sono le pubblicità alla Juventus, perché le ditte versano enormi cifre per stare nei cartelloni della Juventus. Due argomenti: partita di giro finanziaria, cioè le banche coprono quei grandi capitali, quindi la banca ha interesse che esista quel mercato pubblicitario del calcio della Formula 1, da là a lungo termine sanno che dovrebbero guadagnare, ma creano dei prodotti finanziari che funzionano, perché sono le grandi banche che le controllano. Quindi, uno, c'è l'interesse finanziario, quindi che non ha niente a che fare con la vostra salute, proprio niente, assolutamente nulla, perché le macchine potenzialmente possono essere prodotte, voi potete ammalarvi, a loro non gli importa assolutamente nulla. Va bene. Ah, sì. Quindi questo, inventano un'altra industria, l'industria dei prodotti medicinali. Quindi vi danno altri medicinali, vi danno... Sì, devo finire. Allora il concetto qual è? Che tutto resta in natura. Cioè non è vero che un animale malato dà salute, è impossibile. Un animale malato genera malattia, è molto semplice. Quindi un animale carico di antibiotici è un animale debole che genera malattia. Io e il Conte, prego, abbiamo pensato che comunque sia i vegetariani sia gli astemi li recupereremo, è vero? Sì. Li redimiamo alla vita del gusto. Non c'era la distinzione né tra antipasto, dolce, primo, secondo, semplicemente venivano serviti su tutte le pietanze, su enormi vassoi, e venivano servite all'interno dello stesso vassoio diverse pietanze. Qui ad esempio abbiamo portato, questa è una torta bolognese, non è altro che una torta a base di formaggio fresco pecorino e erbe del campo. Qui invece abbiamo un gran mangiere, chiamato anche bianco mangiare oppure blanc manger, e a seconda diciamo della zona, del periodo in cui veniva prodotto, perché non è altro che, noi adesso lo definiremo comunque un dolce, ma questa è una caratteristica appunto della cucina medievale, tardo medioevo, perché all'interno della stessa pietanza c'è un contrasto tra dolce e salato, e proprio per questo non esisteva nemmeno pure i dolci. Infatti questa è una pietanza che noi definiremo dolce adesso, ma invece veniva servita prima di servire degli arrosti, o addirittura servito sopra gli arrosti stessi. Ma gli arrosti non erano i veri e propri arrosti di oggi, come prendiamo il pezzo di carne, mettiamo sulla brace e poi la serviamo. Gli arrosti invece dell'epoca non erano altro che la carne bollita, a seconda della carne che si preferiva, se di vitello, di maiale, di agnello, veniva prima bollita, poi sfilettata e condita con abbondanti spezie, altra caratteristica della cucina del tardo medioevo, e poi insieme con bianchi d'uovo e pane formavano questi tipo di polpettoni giganteschi, e in secondo momento appunto li arrostivano. Quelli erano degli arrosti. Le spezie che venivano utilizzate all'interno del piatto, c'erano diversi fili di pensiero per cui venivano utilizzati. Uno, perché la carne, subendo una doppia processo di cottura, perdeva tutti i principi nutritivi nella bollitura, quindi le spezie andavano a sopperire ai principi nutritivi che venivano perduti nell'acqua. Oppure, dato che non esistevano frigoriferi, non esistevano modi di conservazione tranne che alla affumicatura e alla salatura delle carni, quindi andavano a coprire un po' quel sapore di rancido casomai della carne, oppure l'eccesso salato della carne, per uno status simbolo, perché le spezie costavano tantissimo, tipo c'erano persone che vendevano un intero cavallo per 2 grammi di zafferano ad esempio, per quanto appunto costassero.
E poi per una questione di gusto, perché effettivamente si preferiva una cucina un po' più saporita, un po' più speziata. Questo invece ad esempio è un pane nero, pane questo. Fatto semplicemente con della crusca, non esistevano lievitanti all'epoca, al massimo venivano insaporiti. Non in questo caso, perché è un pane nero, è un pane maggiormente prettamente per la popolazione di basso rango, perché i borghesi, le persone più abbienti, venivano serviti soltanto pane fatto con farina bianca, quanto più bianca potesse essere, e poi il pane maggiormente veniva comunque insaporito con altre cose, quindi con il miele, con le spezie, con pezzi di carne, le verdure del posto oppure con le erbe aromatiche. Queste invece sono del pastello de pomi, queste qua non sono altro che delle mele o annurche, che sono tipiche del nostro delle mele tipiche del nostro, della nostra zona, oppure con le mele cotogne, che sono farcite con carne di maiale e poi sopra spolverate con della cannella. Poi invece qui abbiamo dei fagioli allo zafferano, una cucina abbastanza semplice, semplicemente all'interno della pietanza, comunque a parte diciamo fagioli e le cipolle, ci sta la presenza dello zafferano, che era molto presente all'interno della preparazione dei piatti. E poi abbiamo qui l'ippograsso, che non è altro che del vino speziato, che veniva servito all'epoca perché l'acqua non era buona, quindi non la bevevano volentieri, al massimo la insaporivano con del miele. La stessa cosa, non erano nemmeno tanto bravi vinificatori, quindi all'interno del vino lasciavano macerare delle spezie, del miele stesso, oppure in questo caso come l'ippograsso, cioè il vino subiva anche un processo prima di cottura e poi di stagionatura del vino. Perché si utilizza molto la carne di maiale? Perché non esistevano veri e propri allevamenti. Il maiale è stato uno dei primi animali ad essere allevati e il bue serviva per arare i campi, le mucche anche per il latte. I bovini, gli ovini invece si preferiva comunque per la produzione di formaggio, perché il latte non era buono per loro berlo tal quale, il latte serviva maggiormente per la trasformazione, quindi il formaggio si usava nel 90% quasi dei casi delle produzioni di pietanze. Se volete assaggiare qualche cosa in particolare, io vi consiglio questo perché è il piatto un po' più emblematico, diciamo, perché riunisce in sé, come diceva lei, il dolce e il salato. In questo piatto non vi accorgerete affatto, però c'è della carne di pollo. Questo è un piatto di carne per all'epoca medievale. Noi ora lo definiremmo tranquillamente un dolce. Poi a voi indovinare che cosa c'è. Sì, sopra ci sono le mandorle. Sopra c'è un caramellato di mandorle con cannella e zenzero. Sotto, nella parte sotto bianca, perciò blancmanger, c'è appunto un preparato a base di farina di riso, latte e zucchero, quindi comunque si tratta di una sorta di budino, diciamo. Però c'è dentro la carne sfilacciata, la carne di pollo. Chiaro, la carne di pollo è piuttosto in sapore, quindi nell'insieme della dolcezza non lo si percepisce più, però di fatto è un piatto di carne. Perché l'uomo stesse bene, bisognava che tutti i fluidi corporei fossero in equilibrio. Se c'era questo equilibrio, allora il corpo funzionava e si stava bene. Se mancava, se veniva meno, allora bisognava aggiungere qualcosa al corpo perché quell'equilibrio ritornasse, e le spezie servivano a questo, riportavano l'equilibrio mancante. Per esempio, nel momento in cui si assumeva, io stavo facendo un cataplasma di aloe, l'aloe per esempio aveva un alto valore curativo anche nel Medioevo, allora come ora d'altra parte, era riconosciuto già allora come forte antinfiammatorio, anche se così non si diceva, e quindi veniva mescolato, per esempio in passato molto spesso veniva estratto il succo, io adesso ho provato già a fare prima l'estrazione, dalla foglia veniva estratto il succo, questo è il gel contenuto nella foglia, il succo veniva mescolato con della farina, si creavano dei panetti e si collocavano sulle parti dolenti, perché questi servivano per togliere l'infiammazione, oppure si utilizzavano, come vi ho detto prima, questi sono solo dei vaghi esempi di spezie del vino usate per curare qualche difficoltà, che poteva essere una febbre, che poteva essere un problema di digestione, un'afta per esempio. Questa è la salvia, dov'è qua? Il vino con la salvia spesso veniva usato in bocca per i toccamenti contro le afte, questo era il valore riconosciuto alla salvia. Qui troviamo anche, perché poi lo speziale vendeva anche prodotti da cucina, troviamo due preparati, le spezie fini e le spezie grosse.
tipici della cucina medievale, cioè lo speziale preparava già pronti i miscugli di spezie, in questo caso per esempio c'era alloro, cardamomo, cannella e chiodi di garofano, già miscelati, quindi già pronti all'uso per la cucina, per il cuoco. Poi, in conclusione, ovviamente lo speziale vendeva l'ippocrasso, quello che avete bevuto prima, perché l'ippocrasso era ufficialmente riconosciuto come medicina, quindi era venduta dallo speziale già pronta, oppure veniva venduta la miscela ippocratica, ovvero la miscela di spezie che servivano per fare l'ippocrasso da mettere in infusione: zenzero, cannella, cardamomo e chiodi di garofano. Questi venivano ovviamente pestati e poi messi in infusione nel vino. Quindi le vendite erano di questo tipo. Si passa poi all'altra sezione, nel senso che, come sappiamo, la medicina del medievale era imperfetta. Imperfetta perché mancavano le conoscenze di base. Quindi, nel momento in cui quello che io fornivo non serviva, quello che il medico della scuola medica salernitana consigliava di fare non serviva a nulla, c'erano sempre i santi. I santi hanno sempre funzionato, nel Medioevo soprattutto, quindi lo speziale aveva trovato il modo di fare soldi anche sui santi. La professione dello speziale era una professione molto ricca. Perché? Perché si consigliava anzitutto di rivolgersi al santo giusto, a seconda del malanno che si aveva, ogni santo curava qualche cosa di specifico. Poi, se la grazia veniva ottenuta, allora si tornava dallo speziale a comprare un bel ex voto da consegnare al santo, per cui se avevo guarito una mano compravo una mano, come ora ci sono gli ex voto nei santuari, d'argento. Scusami, sì, perdonate, scusatemi. No, dicevo che questi sono gli ex voto che venivano utilizzati come ringraziamento al santo per aver ottenuto quella grazia particolare che era stata chiesta. La religione e la scienza erano spesso intersecate l'una nell'altra, perché giustamente mancavano quelle basi scientifiche. C'erano delle bagagli di conoscenze. Eh sì, che si avviano seriamente solo nel 700. Quindi comunque prima ci si arrangiava. Siamo arrivati alla fine di questa lunghissima giornata, decisamente piena di emozioni, anche perché ho avuto modo, spero anche voi, grazie al signor Giulio, di assaporare veramente una vita da nobile, anche solo per un giorno. Io la ringrazio per questo, perché veramente è stato un piacere. È stata una gioia per me, anche perché in questo modo noi riusciamo a ricordare meglio quegli aspetti che viviamo nell'aria comunque ogni giorno, perché questa è stata una casa che è proprio casa nel senso di affetto, che è stata sempre vissuta dai miei antenati. È vero, è stata veramente una bella esperienza, anche grazie per appunto non soltanto alla cura maniacale del signor Giulio nell'organizzare la giornata, ma anche comunque nell'affetto delle persone che ci hanno accolto, di questa piccola città che comunque vive, anche se è lontana dalle grandi metropoli. Quindi veramente una grande occasione che spero comunque si possa replicare in futuro, perché stiamo organizzando assieme al signor Giulio tante cose interessanti, quindi rimanete in noi sintonizzati perché ne vedrete delle belle. Io ringrazio ancora. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci.